ricordarlo, vogliamo ricordarlo o no, che uno di sinistra e uno di destra sono riusciti a chiamare una società inglese che aveva 100 sterline di capitale sociale e con questa, che voleva evidentemente fare una truffa ciclopica, no? Come poi ha tentato di fare con l'aeroporto di Parma, no? Ecco, ha dovuto andare Del Mastro col terminal eccetera a vedere 100 sterline di capitale sociale. E quando gli hanno detto... Del Mastro. No. Quando poi io l'ho detto ai due dioscuri, no? Che uno di sinistra e uno di destra, no? Come sono? Ah no, io non lo sai che non ho problemi. No, ma perché? Sono Canuto e fa, altro che male. Sono Canuto e fa. No? Ecco. Allora, io voglio sapere se per i loro interessi prenderebbero e tratterebbero con una società che ha 100 sterline di capitale sociale. Allora, questo dà l'idea di come questa struttura è stata gestita negli ultimi 20 anni. Lo dice un socio privato, ribadisco, che è l'unico che ha tirato fuori il suo portafoglio. Perfetto, ma a fronte di un eventuale progetto... Con un'altra simulazione giornalistica, il direttore ci sta dicendo per l'ennesima volta, se arriva un privato, ma ragazzi, ma voi pensate che tutti i privati d'Italia debbano venire a Biella? Scusatemi, lo pensa questo signore, ha provato ad andare al bar a prendere il caffè? Ma non lo so, come lo fanno atterrare? Eh? Non lo fanno atterrare. Bene, non lo fanno atterrare, però voglio dire... Perché arriva con gli ultraleggeri e a Biella non possono atterrare. Allora, un altro problema. Benissimo, allora i problemi sono tanti, non c'è stata anche in questo caso mai classe dirigente pubblica capace di fare qualche cosa, quando l'hanno fatto hanno fatto dei danni incalcolabili, io sono stufo di far tirare fuori dei soldi. Simonetti? Abbiamo avuto l'audizione... Ma solo una cosa, scusatemi, prima di continuare, cioè il Presidente durante l'audizione in Consiglio Provinciale, il Presidente della SACE, ha detto che ci vogliono 500.000 euro per completare gli investimenti. Trattare poi da vedere se non pensate che possa essere, cioè dire, si è speso tanto fare l'ultimo sforzo per vedere se veramente prima si debba avere certezza di competitività e poi faccio gli investimenti, non tiro fuori 500.000 euro dicendo speriamo che in questa maniera diventi anche perché il passivo sarà 100, appunto, ma aspettiamo, la situazione non è semplice. Non è semplice perché se si dovesse guardare la logica di cassa bisognerebbe minimo declassare, però visto in una logica di ricerca e di sviluppo dell'intero territorio, secondo me bisogna dare un anno di tempo perché si realizzi quelle aspirazioni che il Presidente Ferraresi ci ha prospettato nel Consiglio Provinciale, senza comunque dirci conti perché doveva approvare il giorno dopo il bilancio, poi non si sanno la fattispecie non si è 640.000 euro, non si è capito bene come sono suddivise queste perdite capitolo per capitolo. Detto questo, come diceva Panelli, io dico che entro un anno la soluzione deve essere trovata, o c'è il rilancio effettivo o se no veramente prendere Ronzani. Io dico questo prima, così non si può andare avanti, bisogna voltare pagina su questo, non ho dubbi. Una politica pubblica si giustifica anche quando interviene con risorse, con contributi, per avviare un'attività e per, diciamo così, consentire che decolli. Se questa cosa invece nel tempo si protrae, la politica pubblica può diventare una politica assistenzialistica. Nel caso specifico un'infrastruttura aeroportuale ha un senso se ha una domanda di traffico a cui rispondere. E qui il nodo è questo. Se c'è cioè una domanda di traffico in grado di far diventare quella struttura, una struttura chiede di risorse proprie, che ha una propria redditività. Questo è il punto vero. Allora però le cose che dicono Del Mastro e Belletti hanno un significato. Io però sono per proporre un'altra soluzione. Io so che è aperta, come sapete voi, una trattativa con i privati, non so che sbocco avrà, so che per esempio la Reggiate è interessata a investire a Biella. Io non voglio, diciamo così, sprecare questa opportunità, ma non credo che sia più possibile che il pubblico interviene con risorse proprie a prescindere. Questa cosa è finita. Non solo perché la provincia, se ho capito bene, ha tirato fuori un bel po' di soldi nel corso di 10 anni,
Ma perché? Questo non ha senso, rischiamo di trovarci con una struttura che non ha un mercato e con un pubblico che continua a foraggiare una struttura che non ha, diciamo così, un significato per il nostro territorio. Allora qui io rovescerei il ragionamento. Il pubblico interviene a una sola condizione, che la struttura abbia un senso e venga rilanciata. Per fare questo non basta trattare con i privati, non me ne vogliate, anche in questo si magari per verificare se esiste un privato disposto a comprare una parte delle partecipazioni e se disposto il privato anche, se disposto anche a gestire la struttura a fronte di un piano industriale che abbia questo significato, si può prendere in considerazione, io credo a livello regionale, la possibilità di, come dire, investire sull'aeroporto, se no quella fase lì è chiusa per sempre. La verità è c'è una legislatura olimpionica fatta di gare, no? È olimpionica, no, 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 quando serve le gare. Scusate, perché il business plan di cui parla De Mastro è il famoso piano Albatros, che è stato firmato, che c'era un impegno in 7 anni di spendere 7 milioni. Il problema di fondo è che prima ancora di iniziare a capitalizzare la SACE su quel piano si era dovuto chiudere la capitalizzazione di 2 anni prima. Addirittura quella capitalizzazione lì in industriale si è tirata indietro, quindi ancora prima di partire col business plan di cui si è parlato, quindi il business plan non è partito perché non si è ancora coperto, credo, l'aumento di capitale della sua gestione Flava Canuto. Simonetti, all'assemblea SACE, provincia e comune hanno dichiarato che non sono più interessati. Sì. Posso dire sì? Perché non c'è più? Posso però. Perché non hanno scelto? Posso però precisare. Quindi il mio discorso è che da qui a un anno non si riescono a realizzare quello che ci è stato propinato, la gara, la scuola di volo e tutte quelle azioni che il presidente Ferraresi ha dato in dote al Consiglio Provinciale, è chiaro che è una soluzione drastica. Posso precisare, siccome mi si parla di privati che vogliono intervenire, io dico benissimo signori, fatevi avanti. Soldi per investire nella società, comprate le quote, soldi per fare investimenti. A questo punto, a fronte soltanto di questo fatto, della certezza matematica che io ho individuato un privato che ha un business plan per poter tentare di lanciare l'aeroporto, il pubblico può ovviamente prendere in considerazione la possibilità di finanziare. La scelta mi sembra corretta come impostazione, però questa. Ma siamo in presenza di una struttura, vorrei ricordarlo, parlando poi di gare, che alle 5 di sera chiude e quindi non ha un'abilitazione di un certo tipo di volo e che potenzialmente ha dei limiti strutturali sempre più clienti, compreso la possibilità. Io non escludo che noi ci facciamo carico, non come provincia, perché siamo giustamente, ma come sistema dell'autonomia regionale, la regione ha fatto una legge regionale sul sistema aeroportuale di Intesa, ci sono dei soldi da investire, qual è il punto? Io non escludo che la regione possa anche prendere in considerazione, se il mercato, se vi è una domanda, la possibilità di fare una parte di investimenti, qual è però il nocciolo? Cioè, quindi anche, diciamo così, elevare la soglia critica dell'aeroporto di Cerioli. Il punto è che questa cosa viene fatta, prima la facevamo a prescindere, adesso viene fatta una sola condizione, che esista un privato disposto a investire. Se fai un ragionamento di sinergie fra territori, allora ragioniamo, perché per esempio parliamo con i vercellesi, perché come stanno realizzando un aeroporto. Ora l'idea che al vero disputo sono d'accordo. La logica delle infrastrutture su alcune cose, su alcune cose, io ringrazio i nostri ospiti ci sarà un'altra occasione. Grazie del regalino. Io preferisco andare alla provincia, mi danno da sviluppare. Abbiamo registrato e capitato quello che ho capitato alla giornalista della stampa. Sì, questo è quello. Ciao, arrivederci. Ciao.
Lorenzo. No, facciamo.